Punto 6, approvazione bilancio di previsione, azienda speciale municipale. Ah, prima, ok, allora facciamo. Dobbiamo votare l'inversione del. Ah, allora no, ce l'avete giusto voi? Voi cosa avete? No, ditemi cosa avete voi, perché magari la mia copia è diversa. Il sesto è quello nostro. Ok, va bene, allora, punto 6. No, 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 era io che ho quello sbagliato. Eh? Ok. Relazione previsionale? Sì, no, mi dica. Prima il bilancio, più la farmacia o noi? Io non lo so, io ce l'ho come lei. Se però voi avete... Voi avete l'altro, va bene. Sì, sì, no, è uguale. No, tranne che dobbiamo... Se si cambia bisogna votare. Beh, eventualmente... Il 6 c'è il bilancio nostro, ok. Se votiamo comunque. No, ma loro, l'ordine del giorno ufficiale è loro, è questo che è uno. No, 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 no. Allora, relazione previsionale programmatica e schema di bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Sì, poi dopo spiego come procediamo. Spiego prima o vuole... Non so se come procediamo, cioè io nell'ambito del come procediamo, siccome pagare in maggiori strutture... Aspetti, 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 allora. Dica. No. Noi chiederemmo la possibilità di far capo all'articolo 49 del regolamento per cui ci sia il voto nominale sui temi riguardanti il bilancio previsionale. Grazie. Siccome siamo un quinto dei consiglieri presenti. Nominale, chiamiamo nome per nome chi vota. Nome per nome, sì o no? Sui singoli punti. Sui singoli? Sui singoli punti del... cioè il bilancio previsionale nella sua interezza e gli emendamenti sul singolo emendamento sì o no. Okay. Tutto qui. Non c'è problema. Ok, allora, prima di aprire la discussione su tutto il bilancio, partiamo dagli emendamenti. Quindi presentazione del singolo emendamento, risposta sul parere tecnico al singolo emendamento, discussione sul singolo emendamento e votazione dell'emendamento. Alla fine degli emendamenti apriamo la discussione al bilancio nel suo complesso e poi arriviamo alla votazione. La proposta è della votazione nominale. Chi è d'accordo per la votazione nominale, pregato di alzare la mano. Okay. Grazie. Prego, emendamenti vostri. Bare. Cosa? Il vostro emendamento. Non li legge la... No, noi abbiamo la risposta. No, no, se volete presentarlo voi e spiegarlo. No, lo presenta, ce l'ha l'assessore, li presenta. Io ce l'ho, non è che non li ho. Stavolta ormai... li ho. Però normalmente credo che gli emendamenti vengano presentati. Sì, no, poi presentazione... si dice sì, no. Non sono... Va bene, come preferite. Va bene. No, chiedevo se avevate intenzione di aggiungere qualcosa. Non sono interrogazioni. Va bene. In data 7 luglio 2014, da parte del capogruppo dottor Barel del Popolo della Libertà, è stata presentata una proposta di emendamento che vado a leggere. L'emendamento 1, spesa corrente, capitolo iniziative e sviluppo giovanile, prestazioni di servizio, capitolo 595/8. La motivazione è l'insufficiente dotazione. Sul versante della spesa, l'emendamento propone una variazione in diminuzione di 3.000 euro sul capitolo 335, articolo 4, acquisto beni, progetto città dei bambini e delle bambine. Una variazione in diminuzione di 500 euro, capitolo 335, articolo 6, organizzazione della festa cittadina, acquisto di beni. Vi sto leggendo la spesa, non lo ripeto.
Sul capitolo 335, articolo 3, prestazioni di servizio, città dei bambini e delle bambine, una variazione in diminuzione di 3.000 euro. Capitolo 335, articolo 7, prestazioni di servizi, festa cittadina, variazione in diminuzione di 4.000 euro. Capitolo 336, articolo 0, variazione in 4.000 euro in meno per il trasferimento fondi del progetto Città dei Bambini e delle Bambine. Una variazione in aumento invece, quindi finora abbiamo, sono state proposte delle riduzioni di spesa, ora si propone un incremento di 14.500 euro in variazione del capitolo 595/8 iniziative di sviluppo delle politiche giovanili, prestazioni di servizi, che dall'importo originario di 1.000 euro passa a 14.500 euro. 15.500 euro. Leggiamo il parere dei responsabili. Sulla proposta di emendamento 1, i sottoscritti responsabili d'area, visti il vigente regolamento di contabilità, lo schema di bilancio di previsione 2014 approvato con atto di giunta 85 del 17 giugno, la proposta numero 1 di emendamento presentata dal gruppo consigliare Popolo della Libertà il 7/7/2014, dichiarano che la stessa non può essere accolta totalmente, in quanto le variazioni di riduzione della spesa proposte non tengono conto di impegni di spesa già assunti alla data odierna, che non consentono di liberare interamente le risorse, che la stessa potrebbe essere accolta parzialmente e subordinatamente alla ridefinizione del programma di mandato numero 1 Città dei Bambini e le Bambine, con riduzione delle progettualità già previste, che il capitolo 336 trasferimento fondi di 4.000 euro è finanziato da entrata finalizzata al progetto Città dei Bambini e le Bambine e non può essere destinato ad altri interventi. Apriamo la discussione sul primo emendamento. Interventi. Brusa. No, tranquillo. Ah, no, per quello che chiedevo di presentarli voi, così avevate... Su. Va bene, allora Bare. Certo. No, prego. Dai. Così è completa la presentazione. No, io credo, innanzitutto non mi è chiaro in cosa, chiedo perdono, forse io sono stato distratto, mea culpa, ma in cosa sono impiegati questi fondi. Purtroppo capisco il parere tecnico e condivido l'aspetto tecnico del problema, cioè se alcuni soldi sono stati, alcuni capitoli prevedono un impegno parziale o una spesa già sostenuta, è evidente che questa deve essere mantenuta e quindi è chiaro che, ma questo non ci è dato di saperlo. Il problema è, purtroppo andiamo ad approvare il bilancio di previsione sempre più tardi, per cui diventa sempre più vicino alla realtà che non alla previsione, insomma siamo a luglio e avremmo anche la possibilità, ecco, una osservazione, siccome il termine mi pare che fosse il 31 di luglio e magari verrà prorogato perché non si sa mai, andrà a settembre, mi pare che la voce è questa, forse magari avremmo potuto fare nello spazio una commissione e discutevamo di queste quattro cose, ci veniva chiarito perché, per come e che cosa era già stato fatto. Evitavamo di fare un emendamento magari in parte non accoglibile, poi l'altra parte magari la volontà politica non lo prevede. Io dico che mettere in un momento in cui abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile, nulla, 1.000 euro sono veramente pochi, nella sviluppo di queste politiche giovanili, beh, mi sembra non voler scommettere sul futuro. Io credo che il progetto Città dei Bambini, che peraltro va molto bene, io alcune cose le condivido,
su altre sono sempre molto prudente, dico che è partito, per cui mi piacerebbe conoscere poi di fatto dove i soldi vanno e perché. L'organizzazione della festa cittadina, forse in un momento come questo, magari poi si trovano, voglio dire, ma metterli proprio a bilancio, metterne 4.000, basta metterne 400, insomma, basta tenere aperto il capitolo, credo, ecco, fondamentalmente, cioè la regola mi pare che sia questa: per la festa cittadina ci metto 100 euro e 3.900 li butto su un'altra cosa, e poi che Dio provvederà, no? Anche perché la festa cittadina è già stata fatta, quindi l'abbiamo già pagati questi soldi. No, beh, vabbè, per carità, io chiedo, a me sembra comunque che l'attenzione che questo bilancio ha dedicato alle politiche giovanili sia poca. Io vorrei, se volete divertirvi, se abbiamo un divertimento, di quello che è successo nel 2009, e il nostro sindaco faceva un emendamento uguale, tale quale, in cui si parlava del capitolo iniziative sviluppo politiche giovanili e prestazioni di servizio 595/8 spesa corrente, motivazione insufficiente dotazione, spesa manutenzione straordinaria e viabilità, la riduzione di 10.000 euro, importo originario oggetto spesa, vabbè, si dice 17.000 era quello che veniva messo dall'amministrazione che era in carica. Si chiedeva 17.000 in un momento di minor crisi, in cui la crisi mordeva meno, erano 17.000 euro sulle politiche giovanili, si chiedeva di fare una variazione di 10.000 euro e si portava a 27.000. Qui oggi abbiamo 1.000 euro. Francamente, sì, è tenuto aperto il capitolo, esiste il capitolo, punto. E questo mi sembra francamente una brutta cosa, ecco, poi per carità. Le scelte politiche, io ripeto, non ho padri politici, non ho padri, non ne ho più, grazie a Dio, quindi posso permettermi di dire come la penso. Brusa. Non entro nelle cifre, parlo solo di scelta politica, partendo sicuramente dall'accogliere lo stimolo rispetto alle politiche giovanili. Sicuramente ci rendiamo conto che è un po' come forse la cultura in generale, anche le politiche giovanili sono un po' il fanalino di coda. Sicuramente io come Presidente della Commissione Servizi alla Persona mi impegno in prima persona a portare quelli che sono gli sviluppi che stanno diciamo così, coinvolgendo Educational Team come cooperativa che sta cercando di creare sul territorio i presupposti per poi arrivare a quello che ci auspicavamo tutti di riuscire a fare all'inizio del nostro mandato, che era la creazione della consulta giovanile, e quindi lavorare effettivamente su queste politiche, non a caso magari con dei progetti specifici. E a proposito di progetti specifici, ripeto la mia disponibilità fin da settembre magari a studiarli per l'anno prossimo, questi interventi. Dico però che crediamo fortemente nel progetto della città a misura di bambino. Cominciamo anche a vedere, secondo me, alcuni risultati magari non visibilissimi, ma secondo me significativi. Il progetto A scuola ci andiamo da soli, adesso è partito anche alla Battisti, la progettazione partecipata che ho visto stasera finalmente cominciata. Fra l'altro era una delle due richieste, l'ho già detto in ai consiglieri di maggioranza, fermandomi per le strade, da quando sono consigliere comunale mi hanno fatto due richieste, una sulla luce e l'altra era sistemato sto Benetto Cortile, quindi sono contento che sia partito in questa direzione. Sicuramente è un progetto in cui crediamo, che sappiamo che anche voi avete votato, quindi su alcuni aspetti credete anche voi, e quindi non siamo favorevoli diciamo così, a togliere quelle poche briciole che del bilancio che abbiamo messo, anche perché sono d'accordo con te, è importante scommettere sul futuro e magari anche lo si può fare attraverso i bambini, è vero, farlo anche attraverso i giovani che hanno poca attenzione, su questo veramente Mario hai d'accordo, completamente d'accordo con te, hai colto un punto su cui anch'io mi sento abbastanza sensibile.
E anche per quanto riguarda la festa cittadina, devo dire la verità, forse non è il tempo per farla, ma perché no? E secondo me dare anche un segno di speranza. Io quando vedo la provinciale chiusa con posti a sedere per 1000 persone, 400 risotti distribuiti, chissà quanti anche sacchettini del pane, eccetera, bambini, 89-90 associazioni coinvolte. Purtroppo quest'anno ci è andata mezzo male, poi il tempo non è stato così clemente, fra l'altro veramente portata a casa con pochi soldi, nel senso che poi gli sponsor ci sono, e quindi anche qui la richiesta, cioè il conto economico è veramente basso, quindi non siamo d'accordo con l'emendamento, non tanto con il finale, quindi l'idea di investire maggiormente sulle politiche giovanili, quanto non siamo d'accordo sul togliere soldi o comunque le coperture da questi altri capitoli. Grazie. Allora, no, alcune precisazioni. Allora, beh, anch'io sono molto contento che stasera siano partiti i lavori, ci eravamo impegnati con i bambini su questo progetto, tra l'altro che ho già ringraziato, ma ringrazio ancora perché hanno fatto un lavoro veramente importante, hanno progettato loro in prima persona il cortile sul quale questa mattina sono iniziati i lavori, tenendo conto delle loro esigenze e quelle dei loro compagni. Per quanto riguarda i 4.000 euro, una piccola precisazione, visto che il periodo è evidentemente di magra, quei 4.000 euro sono una partita di giro, si dice tecnicamente, cioè abbiamo trovato degli sponsor esterni al comune e questi 4.000 euro sono soldi che abbiamo ricevuto per la festa da sponsor esterni e che abbiamo utilizzato per la festa. Quindi quei soldi sono entrati con quella finalità dagli sponsor e sono usciti su quella finalità, quindi quei soldi non ci sono più. L'altra nota è che le politiche giovanili non hanno nulla a che vedere con la ricerca di lavoro. Cioè le politiche giovanili che fanno i comuni sono legati al tema dell'aggregazione, della rendere fattivi dei progetti legati ai ragazzi. Su questo ci siamo già mossi in passato e come diceva giustamente il consigliere Brusa, siamo assolutamente disponibili a pensare insieme a voi ad altre progettualità. L'ultima cosa rispetto alla presentazione degli emendamenti. Fare gli emendamenti è difficile, visto che in passato li ho fatti anch'io, e fare gli emendamenti comporta tutta una serie di passaggi. Appunto per questo, come era d'accordo, se non ricordo male, con il Presidente, abbiamo fatto una capigruppo in sostituzione della Commissione di Bilancio per discutere anche di questo, così come concordato con date concordate. Quando siamo arrivati lì, tu Mario non c'eri, però c'era il consigliere Montalbetti, e ci fossero stati gli emendamenti li avremmo discussi e avremmo eventualmente aiutato a vedere se c'era la possibilità. Quindi rimaniamo sensibili al tema, non accogliamo però l'emendamento così come costruito su un progetto che sta dando piccoli segnali, forse perché rivolto ai piccoli, che però mi sembrano veramente entusiasti delle possibilità che riescono ad avere. Quest'anno il Consiglio ha molto lavorato, ha fatto delle proposte, il Consiglio dei Bambini ha lavorato molto, è arrivato a formulare delle proposte concrete come la sperimentazione che ha fatto sulle multe morali, che ha avuto a loro dire un effetto positivo, che ho riscontrato anche perché ho visto qualche adulto umiliato dal fatto di aver ricevuto delle multe da un bambino. Ha lavorato molto bene il gruppo della progettazione partecipata e per la prima volta si vede un'opera costruita con la partecipazione dei bambini che sono l'attore principale, con degli adulti che gli fanno da contorno, il laboratorio da un lato e l'ufficio tecnico dall'altro. E poi sul tema a scuola andiamo da soli, dove continueremo a lavorare per la sensibilizzazione degli adulti, che è la cosa che i ragazzi ci chiedono di più. Barel. Sì, non mi convince il fatto che non ci sia
cioè che la politica giovanili sia una promessa. Io vorrei ricordare, ma lo ricordo con, se vogliamo, con nostalgia, vorrei ricordare al Presidente del Consiglio, che è stato assessore, quanto abbia fatto nello spingere la portineria e quanto abbia fatto nello spingere l'attività dell'educativa di strada. Cioè è stato, credo, assessore, tu eri assessore alle politiche giovanili? Sì. E ti ricordi cosa hai fatto? Ti ricordi che quello che hai fatto è stato mantenuto? Ti ricordi o vi ricordate le battaglie che sono state fatte in Consiglio Comunale quando è stata destinata a una attività giovanile, parallela alla, quindi all'attività museale, la portineria? Apriti o cielo, c'è stato lo scandalo perché quella era una destinazione. Ne ho sentite di tutti i colori. Oggi non si prende minimamente in considerazione, non c'è una progettualità nell'ambito giovanile. Fammela vedere, cioè io non la vedo, cioè io non la vedo. Poi per quanto riguarda il discorso, non è così, però mille euro e non vedo che cosa. Non è così, perché guarda, all'interno della relazione, che tra l'altro è stata presentata una decina di giorni fa, due settimane fa, ero presente anch'io alla prima presentazione da parte della cooperativa che segue le progettualità anche dell'educativa di strada, sono stati presentati non soltanto i progetti fatti quest'anno, ma anche quelli che sono stati i risultati. Se hai necessità, sicuramente Adele ti può far avere la relazione fatta dalla cooperativa. Direi che quindi siete molto bravi a fare le politiche giovanili che prima volevate con 27.000 euro, farle adesso con 1.000 euro. Vabbè, prendo atto che siete stati bravi e siete capaci di fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vabbè, comunque, non è così. Beh, io vedo, leggo i numeri. No? Per quanto riguarda il discorso della città dei bambini e delle multe che hanno fatto i bambini o comunque della scuola ci andiamo da soli, io vorrei, approfitto, non è forse la sede e la discussione del bilancio di previsione, però visto che è stata il sindaco e il presidente della commissione hanno magnificato questa attività, attenzione, io non sono così sfavorevole, attenzione, come magari poteva sembrare. In realtà sono preoccupato della scuola ci andiamo da soli, ma non se i risultati sono buoni, io francamente, se abbiamo garantito la sicurezza mi va bene. Io suggerirei di mandare a scuola d'accordo i bambini delle elementari e delle medie da soli, però suggerirei anche di insegnare ai genitori di quelli delle scuole materne che forse, per esempio mi riferisco alla scuola di Gurone, se utilizzano il parcheggio per la macchina e accompagnano il bambino a piedi, il bambino si abitua, vero Fabio? Il bambino si abitua a fare il tragitto e chiederà al papà come mai e perché quel papà non lo fa? Perché quel papà non è stato correttamente informato. Quindi io mi farei promotore, visto che tu sei all'interno, non di lasciare la macchina e accompagnare i bambini all'interno, ma di farlo in modo corretto. Questo credo che per evitare, diciamo, di predicare bene e razzolare male, io credo che sia una cosa, diciamo, educativa che debba cominciare prima. Poi mandiamoli a scuola da soli, ma intanto insegniamogli che esistono delle regole. Perché questo credo che non faccia male, per carità di Dio. Credo che sia... che sia, anche perché voglio dire, avere, francamente, io lo vedo, cioè, io qualche volta passo di lì, te ne sei accorto, venerdì mattina alle 8 e vedo il bordello delle mamme e dei papà che lasciano le macchine e dei bambini che sono lì e ora arriva uno, arriva l'altro, passa questo, passo io, passi tu, finisce che vabbè, non va bene, uno non va bene, che non è educativo, due è pericoloso. Quindi le cose vanno fatte, bisogna comunque insegnarle le cose ai bambini. Quindi grazie. Grazie. E anche e soprattutto domanda. Ai genitori, bisogna educare i bambini perché capiscano i genitori. Una domanda, anche sugli emendamenti volete la votazione nominale? Ok. Non volete... No, va bene, era una domanda.
Ok, altri interventi su questo emendamento? Prego. Spendere una parola sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui accennava il consigliere Barel. Il concetto di efficacia a cui accennavo in premessa è proprio questo. Non è un caso che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, la presentazione del bilancio l'abbiamo, come è doveroso, come sempre si dovrebbe fare, centrata non sui numeri ma sui programmi. Allora, la sfida, a mio parere, di questo nostro momento storico per una qualunque amministrazione, non soltanto di un ente locale, è quella di fare le stesse cose spendendo meno denaro. Nella coscienza che non è necessario spendere denaro, abbiamo un tema è quello della sussidiarietà. E un esempio è l'assessore Maria Croci per quanto riguarda le politiche culturali. Cioè, noi abbiamo, in particolare a Malnati, un territorio ricchissimo di soggetti che in sussidiarietà all'amministrazione comunale ci consentono di fare, senza spendere denari, magari anche più cose di quelle che si facevano prima. E credo che questo processo, perlomeno per quanto mi riguarda, sarà l'unica strada sulla quale credo che si possa andare. Bari. Si riferisce al principio di sussidiarietà? No, tanto per capire da che parte andiamo, quindi è un principio, il principio di sussidiarietà, d'accordo. Ma allora, io capisco e sono d'accordo che ottimizzare i costi e ottenere, cioè, per ottenere degli stessi risultati, beh, insomma, fino a un certo punto, credo che poi il limone non si possa spremere più di tanto, dai sassi non si cava l'acqua, tutti i luoghi comuni, però da 27.000 passare a 1.000 è una cifra sostanzialmente molto importante, no? Vuol dire che prima si sprecavano, allora. No, vuol dire che no, ma cioè, comunque il discorso del principio di sussidiarietà l'ho sentito, mi pareva di averlo visto attuato in Regione Lombardia sponsorizzato da un infame presidente che ha fatto governatore, che ha fatto il governatore a vita, no? Era il principio su cui si basava e, per carità, va bene, allora piacere, Montalbetti, prendi nota che viaggiamo con Formigoni. Perfetto, grazie. Bene. Preciso che rispetto alla votazione, per quanto il significato del sì vuol dire essere favorevole all'emendamento o alla deliberazione proposta, in questo caso è un emendamento, e no invece vuol dire essere contrario. La procedura è che verranno chiamati dal segretario i singoli consiglieri, quindi diranno semplicemente sì o no, e viene verbalizzato o trascritto il voto di ogni consigliere, e alla fine il presidente dirà il numero totale dei voti. Basta. Votiamo. No, adesso deve dire qualcosa. Rispetto a questa richiesta, so benissimo, come sanno benissimo i colleghi consiglieri, il presidente e gli assessori, che il voto è su tutti gli argomenti, è comunque di responsabilità personale, da sempre, ce lo sappiamo tutti, no? Quindi non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Però questo formalizza, su un tema di bilancio, il parere dei singoli, siccome molto spesso ci si esprime come gruppo e di conseguenza non. Astuti. No. Torchia. Senza. Col microfono senza. Col microfono, dai, però io che devo farne uno alla volta, aspettate un secondo. No. Colombo. No. Paganini. No. E dillo, Eugenio, Mi astengo.
No. Trovato. No. È vero, però il voto di astensione non è previsto. Centanin. No. Brusa. No. Albrigi. Si è acceso. No. Bastola. No. Montalbetti. Sì. Barel. Sì. Regazzoni. Sì. Abbiamo scoperto che questo quindi, è bocciato. Quindi i no sono 9 e i sì 3. Passiamo al secondo emendamento. Peggio del Brasile. Sempre l'assessore Croci. Per tutti. Emendamento numero 2, presentato sempre dal capogruppo Mario Baller del Popolo della Libertà. Il capitolo è l'assistenza e servizi alla persona, personale esterno. La motivazione è incrementare la presenza di assistenze domiciliari sul territorio. La proposta è una variazione in diminuzione di 3.000 euro del capitolo 1, articolo 2, indennità di presenza alla adunanza del Consiglio Comunale, una variazione in diminuzione di 3.400 euro al capitolo 1, articolo 4, indennità di presenza alle commissioni consiliari, al capitolo 1, articolo 1, indennità di carica del sindaco e degli assessori comunali, in diminuzione di 6.400 euro, e quindi una variazione in aumento di un capitolo di nuova istituzione, assistenza e servizi alla persona, personale esterno. Leggo il parere dei responsabili dell'area, Paolo Trese, delle aree servizi generali e programmazione Trevisanute Maternini. Posso omettere il visto, che è sempre uguale, regolamento, schema di bilancio e proposta, dichiarano che la stessa può essere accolta subordinatamente all'eliminazione dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2014, alla riduzione delle indennità di carica di sindaco ed assessori comunali che consentono di garantire la copertura della spesa per l'anno 2014, tenuto conto che sino alla data odierna sono state erogate indennità di carica come da importi deliberati per l'anno 2013. All'istituzione di un nuovo capitolo previsto nell'emendamento che non sia relativo a costi di personale ma a costi di prestazione di servizi ai fini del rispetto della riduzione di spese di personale 2014 sul 2013. Barel, no? Non deve aggiungere niente qui? Allora, aspetta. Ah, c'è, scusate, non vedevo. Non è un mistero che sono abbastanza critico, sono sempre stato, non è quindi non lo dico solo adesso, l'ho detto ai tempi anche in commissione quando ero commissario della Commissione Servizi alla Persona, che a mio modo di vedere l'istituzione dell'albo non è una grande pensata, cioè e potrebbe essere una grande pensata, ma non è l'uovo di Colombo, che noi abbiamo bisogno di mantenere il controllo dell'assistenza domiciliare diretto e quindi l'unico modo è di avere un referente al quale far capo per quanto riguarda la prestazione di un servizio così importante che è dato a persone che spesso non hanno solo difficoltà motorie, ma hanno magari difficoltà di ordine psichiatrico. Mi riferisco ai malati di Alzheimer, mi riferisco quindi a persone fortemente deboli. Credo che magari, adesso ipotizzo in modo, non vorrei che inorridisse, gli venissero i capelli dritti o li perdesse tutti il presidente di Aspen, che dopo verrà a farci la relazione di bilancio, ma magari trovare un accordo con Aspen che si attivi affinché venga fatta cioè la soluzione si può trovare. Credo però che l'impegno su un
servizio così importante l'impegno diretto dell'amministrazione, la presenza forte dell'amministrazione su un servizio così importante debba entrare nel bilancio di previsione, debba entrare come scelta economica, come scelta finanziaria, debba entrare come scelta politica. Non possiamo dimenticarci che Malnate ha una tradizione, ha una vocazione, ha fondamentalmente nel suo DNA l'assistenza e non l'assistenzialismo, ma l'assistenza ai deboli. Quindi poi purtroppo in alcuni casi, ahimè, in alcune altre vicende si arriva al tentativo dell'assistenzialismo. Grazie a Dio abbiamo del personale competente e valido che riesce a intuire i momenti in cui si approfitta o si tende ad approfittare dei servizi sociali del Comune di Malnate. Io sono convinto che questa sia una cosa importante, che sia una cosa che al di là di dove si prendono, possiamo discutere dove si prendono, ma è una cosa che non possiamo dimenticare. Tenete conto che quello che voi prevedete di dare un contributo, magari questa gente è come la rendita catastale, questi qua sono, ce ne sono pochi che non sono alla frutta, che non sono magari al minimo della pensione o che non gravano sulle famiglie, quindi è purtroppo un problema che dobbiamo attrezzarci ad affrontare. È una cosa che purtroppo, dimenticarsi dei nostri anziani vuol dire dimenticarsi della nostra storia, dimenticarsi che esistiamo. Non è possibile, non è pensabile affidarli a non so chi purché abbia un titolo, a un generico albo che favorisce poi un contratto di lavoro, non è che favorisce un contratto di assistenza, favorisce un contratto di lavoro e qualcun altro ha dei requisiti. Come facciamo? Cioè, io credo che in qualche modo capisco che non possiamo fare altrimenti, che quella strada è una strada da percorrere, però è da percorrere con grano salis, non si può percorrere e dire va bene, l'abbiamo risolto, viva Dio, abbiamo trovato la soluzione al problema dell'assistenza domiciliare. No, dobbiamo cercare di renderci conto che è importante. Quindi il nostro non è provocatorio, è perché non sappiamo dove prendere, prendiamoli dove volete, però prendiamoli e mettiamoli lì, perché questo serve. Mettiamoli e attrezziamoci affinché questa struttura diventi, questa parte della nostra vocazione venga rispettata e venga mantenuta. Grazie. Grazie. Interventi. Bastola. Buonasera a tutti. Che l'assistenza domiciliare sia un problema importante per l'amministrazione comunale, per il Comune di Malnate, non possiamo, su questa cosa non possiamo che essere d'accordo. Però io faccio adesso un breve excursus per capire che cosa adesso abbiamo a Malnate come domanda di assistenza domiciliare. Con la presenza di due assistenti domiciliari, una a 36 ore e una a 24 ore, abbiamo in carico 20 utenti e ne abbiamo solo 3 in lista di attesa. 14 utenti usufruiscono dei voucher, per cui con i voucher pagano il personale di cooperative accreditate per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, e 8 utenti seguiti a domicilio per i progetti di emergenza caldo. Questo è un progetto temporaneo che va da giugno a luglio a settembre, già giugno a settembre, viene pagato dalla Regione Lombardia e c'è la presa in carico da parte degli assistenti sociali sui singoli casi e viene gestito dall'SOS Malnate, Società Mutuo Soccorso. Questo progetto. Per quanto riguarda invece la costituzione dell'albo comunale per gli assistenti domiciliari, diciamo che si è concluso l'iter burocratico, si sta quasi concludendo. Abbiamo emanato il bando, sono state
fatte le convenzioni con i CAF per la gestione amministrativa delle persone che entreranno a far parte del bando, e per quanto riguarda la delicatezza del servizio e quindi la bontà delle persone che potranno entrare a far parte di questo albo, siamo tutelati dal bando stesso, perché il bando prevede che possono entrare a far parte del possono fare domanda persone che abbiano i seguenti requisiti: qualifica OSSO ASA con esperienza minima di 3 anni negli ultimi 5 anni, in struttura a domicilio svolta con regolare contratto di lavoro per prestazione, buona conoscenza della lingua italiana, certificato di idoneità fisica psicofisica rilasciato dal medico di base, non aver subito condanne penali, eccetera eccetera. Per cui voglio dire, l'albo, cioè il progetto è stato costruito con tutte le accortezze che, del caso, e con tutta la, sapendo che, di avere a che fare con persone che hanno bisogno e sono in una situazione di estremo disagio, no? Per quanto riguarda invece quello che è il, la parte economica contenuta nel il reperimento della parte economica contenuta nell'emendamento, voglio dire, noi e l'avete votato anche voi, perché è stato votato all'unanimità con il Consiglio Comunale del 21 luglio del 2012, abbiamo fatto una politica etica, una scelta etica e politica nel momento in cui l'amministrazione, intendendo per amministrazione il sindaco e gli assessori, si sono diminuiti del 50% le loro indennità, e mentre per i consiglieri c'è stata la decurtazione del 7%. Dico questo sul gettone di presenza, come era previsto per legge. Se quella fu una scelta politica ed etica, anche oggi dobbiamo fare una scelta politica ed etica, che è quella di del remunerare giustamente il lavoro, nel senso che chiunque fa un qualsiasi tipo di lavoro deve essere remunerato, e da questo non si può prescindere. Poi ciascuno ovviamente nel suo fa di quello, del gettone di presenza che prende, la scelta che vuole, nel senso che qui non veniamo a fare volontariato lo facciamo altrove. Per cui secondo me il reperimento dei fondi per costituire posti per assumere altro personale dai gettoni di presenza e dalla decurtazione degli emolumenti sia del sindaco che degli assessori è una proposta che non va accettata. Grazie. Grazie Vastora. Albrigi. Sì, mi unisco anch'io un attimo alla discussione. Anch'io condivido completamente ciò che ha appena detto Tina, cioè non posso accettare la parte economica, sulla parte tecnica non è, sulla parte economica non riesco ad accettarla, perché sarebbe come affermare il teorema, magari interpreto male, che in qualche modo la politica è una cosa disprezzabile. Io invece, cioè una cosa per corrotti, per corruttibili, per gente che vuole per sé celebrità, soldi, quant'altro. Io invece penso che qui dentro tutti, senza distinzione, ci stiamo sbattendo un sacco con i nostri limiti, con le nostre miserie, con le nostre incapacità, naturalmente, però poi molto più di me ci sono persone che stanno levando veramente un sacco di tempo alla propria vita personale, ai propri affetti,
al proprio salario, ci tengo anche a dirlo, perché ci sono qualcuno che ha visto diminuire, non io, ma qualcuno ha visto diminuire persino il proprio salario, per cui ritengo che andare a prenderli in quel modo lì sia profondamente ingiusto. Cioè io credo davvero che il lavoro vada correttamente remunerato, no? Ricordava prima Tina la scelta di diminuire già del 50% come primo atto del consiglio comunale. Penso che sia su questa parte, insomma, non si possa chiedere altro. Grazie. Brusa. No, aggiungo un'altra cosa, hai assolutamente d'accordo che bisogna mantenere questa vocazione, aggiungo un aspetto su cui ho chiesto conferma a Tina, che è molto importante, che rispetto agli assistenti che faranno parte di questo albo, rimane comunque il controllo da parte del Comune, nel senso che il coordinamento è in mano degli assistenti domiciliari del Comune, già adesso mi diceva Tina su quelli che ricevono l'assistenza domiciliare sui voucher, quindi giustamente come dicevi tu, tra virgolette il controllo speriamo che rimanga in mano, ecco. È comunque una sperimentazione, non pensiamo che sia l'uovo di Colombo, stiamo provando in un'ottica anche di quello che diceva prima Gabriella di sussidiarietà o comunque di sperimentazione di nuove prassi, cercare di fare con il poco budget che ci abbiamo comunque di offrire sempre un servizio importante come hai detto giustamente tu Mario. Grazie Brusa. Barel. Ah, dopo torno io. Siamo qua, noi ci parli già. Sei capace di giocare a ping pong? Sei capace di giocare a ping pong? Allora, dunque, no, non mi convince questo discorso. Io credo che la titolarità del comune, la titolarità dei servizi sociali non possa essere superabile in un servizio di questo genere. Perché abbiamo il controllo diretto su quello che è un servizio, al di là di come viene pagato, perché i voucher servono per pagare delle cose, ma poi chi fa il servizio, insomma, voglio dire, credo che sia qualcuno che debba far riferimento all'amministrazione comunale e non essere un qualcuno che ha solo un riferimento di titoli, perché il bando prevede che ci siano determinati requisiti, per carità. Quelli che vanno in galera, credo che chi fa l'avvocato, prima di andare in galera magari erano persone per bene e facevano cose, poi dopo improvvisamente spariscono con milioni di euro. Quindi, cioè, questo non mi convince molto, è un servizio molto delicato, non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. E per quanto riguarda il discorso della spesa, io non ho posto il limite in assoluto che venisse preso, cioè abbiamo preso dove abbiamo trovato, cioè non è che abbiamo preso da un servizio necessario e indispensabile, abbiamo preso da dove li abbiamo trovati, chiaramente, però ci un po' mi mette in difficoltà, perché è vero che l'amministrazione ha giustamente rimediato a un errore che è stato commesso per, lo ritenevo già un errore in fase di delibera, però vabbè, insomma, non è che rinnego, c'ero anch'io, io non ho votato, ma c'ero anch'io. È durato 2-3 mesi, perché poi ora della fine l'amministrazione è caduta, quindi non ha fatto un gravissimo danno dal punto di vista economico. Però in termini di principio sì, in termini di principio in un momento in cui cominciavano a mordere, a esserci i morsi della crisi, non è stato un bel segnale, devo riconoscere che da un punto di vista, ma credo che l'abbia riconosciuto anche l'ex sindaco, ma comunque da un punto di vista proprio etico è stata una brutta cosa. No? Però il principio è quello che dicevi tu, cioè chi lavora deve essere pagato, è perché è fondamentale, cioè voglio dire, non è che chi lavora è giusto che sia pagato la metà. Cioè chi lavora o viene pagato o non viene pagato, falsanti non ce n'è, non è che stabiliamo. Il costo del chi lavora non lo stabilisce l'amministrazione comunale, ma lo stabilisce il governo, lo stabilisce la legge. Cioè non è che lo stabilisce, il comune ha deciso che lo stipendio del sindaco è definito all'interno delle norme quanto deve percepire un comune, il sindaco e gli assessori di un comune con le nostre caratteristiche. Quindi, cioè, se quello è definito dalla legge,
vuol dire che quello è. Cioè, se tu vai a lavorare e fai il tuo lavoro di insegnante e dicono che devi prendere 10, vuol dire che è giusto 10. Magari non è giusto, perché sarebbe meglio prendere 11, per carità, però vuol dire che in termini di principio è quella la realtà, no? Cioè, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, io non mi, cioè, dico che forse quella, la scelta che abbiamo fatto noi, che c'ero anch'io, per carità, non è stata una scelta brillante in quel momento. Forse abbiamo offerto il fianco a una critica, forse non completamente giusta, però una critica. Mi fa piacere sapere che, e condivido quello che dici, cioè chi fa amministrazione lavora e lavora duramente, lavora magari non fa le ferie, lavora e si prende gli insulti, lavora e non ha la soddisfazione di vedere le cose, perché oggettivamente quando io ho chiesto al sindaco devi ammettere che hai aumentato le tasse, lui ha dovuto ammettere, ha buttato giù il boccone amaro, ma non credo che il nostro sindaco non abbia lavorato. E non abbia lavorato bene, ha lavorato bene, per carità, ha seguito il suo programma, ha seguito le sue cose, qualche volta non ci ha ascoltato, ma voglio dire, non è che in linea di principio il nostro sindaco ha rubato i soldi che ha preso, assolutamente, io, per carità, tanto di rispetto, so benissimo che non è così, e so benissimo che se anche prendesse lo stipendio intero non li ruberebbe, perché per il lavoro che fa viene pagato comunque poco. Questo è il termine di principio. Poi diversa è, se vuoi, la scelta morale. Purtroppo in un momento come questo, se uno ha dell'altro, beh, vabbè, insomma, tutto sommato, forse sarebbe il caso di. Ma io mi stupisco più che altro del fatto che ci siano, e avete parlato voi che non siete politicamente schierati, aspetto che Paganini mi dica qualcosa che aveva in mente di dirmi, sicuramente mi attaccherà. Sono assolutamente d'accordo, ma sono anche pronto a prendermelo l'attacco, ci mancherebbe. Io riconosco che ho sbagliato. Per 2 mesi ho sbagliato, perché ho appoggiato una cosa sulla quale posso dirlo in camera. Ma non lo dico che non ero d'accordo, perché non lo dico perché c'ero anch'io, punto. Non ho rubato niente però, attenzione, non ho rubato niente. Ho chiesto, è stata chiesta l'applicazione della legge, quindi è stata una cosa legittima, prevista dalla legge. Poi è stata fatta questa scelta. Devo dire che io ho guardato che nel 2013, luglio 2013, il capogruppo del PD a Varese chiede addirittura l'azzeramento dei compensi. Io credo che a questo punto ci sia da valutare l'opportunismo politico e l'opportunità di fare determinati ragionamenti, perché se opportunismo è attaccare un'amministrazione e farla metterla in cattiva luce, perché non si taglia lo stipendio, perché ha legittimamente, non giustamente, ma legittimamente portato a norma, a regime lo stipendio, degli amministratori che comunque lavorano duramente, e giustamente devono essere pagati. E dall'altra parte l'opportunismo che dice devi toglierti tutti i soldi, no? Oppure quello che mi diceva Paganini 2 anni fa, perché non cominci a restituirli? Ma perché non ho niente da restituire, perché non ho rubato niente, perché ho percepito quello che dovevo percepire, perché comunque restituire bisognerebbe fare un calcolo drammatico su quanto ho pagato di tasse, su quello che hanno trattenuto, verrebbe fuori un casino allucinante. Quindi ora della fine credo che non sia questo il problema, e non è questo il problema, non dobbiamo spararci addosso. Attenzione, io nel mio intervento all'inizio ho detto prendeteli da dove volete, cioè io li ho trovati lì, ma non ho mica detto che per forza devono venire da lì, prendeteli da un altro capitolo, non mi interessa, purché comunque poi la legittimità del fatto che il sindaco debba prendere lo stipendio, benissimo, però mi spieghi, cioè devi dire al tuo capogruppo, perché tu sei anche segretario provinciale, devi dire al tuo capogruppo di Varese che probabilmente quella roba lì non sta tanto bene, cioè non è molto bello che lui dica l'azzeramento, no? Il consiglio comunale di Varese, cioè voglio dire l'azzeramento di tutto, non solo, ma l'azzeramento, il nostro presidente che prende un lauto stipendio, no?
facciamo metà per uno, poi no, lui già di suo lavora gratis, allora perché il suo lavoro deve essere gratuito? Quando si prende anche i miei insulti, oltretutto. Lavora gratis e si prende anche i miei insulti. Dico, non è mica giusto, no? Perché uno sì e l'altro no? Ma non è questo, non era questo l'argomento. Io non volevo chiedere che si togliessero i soldi. Qui è stato chiesto a un membro del PD. Insomma, io non posso dire niente. Ho detto, aumentiamo la dotazione per l'assistente domiciliare. Se troviamo un altro capitolo, sono assolutamente d'accordo. Troviamolo e mi va bene. Va tutto bene, qui. È chiaro. Altri interventi? Paganini. Aspetta che bevo, che così poi mi preparo. No, il consigliere Barel, io mi sono segnato tre parole su questo emendamento. La prima è che è suggestivo come emendamento, nel senso che la titolazione è assistenza e servizi alla persona, personale esterno, è chiaramente suggestiva come titolazione, andrebbe spiegata un po' meglio, okay? È mancato il tempo di spiegarla, però manca anche un'altra cosa, manca di capire questa variazione tutta nuova, quindi da 0 a 12.800 euro, da che cosa sia determinato, cos'è questo capitolo, come li vorreste spendere voi questi soldi, cioè, per metterli in bilancio, dove, a chi andrebbero a finire. Quindi questo manca assolutamente, quindi non si può approfondire il discorso a questo punto. Per quello che dico che è suggestivo, vi interessate del capitolo e dite che l'emendamento va fatto in questo modo perché fa comunicazione, secondo me, dire che venire qui a raccontare che è meglio spendere questi soldi andandoli a prendere dove? Andandole a prendere in modo, e l'altra parola che dicevo, le tue parole erano, mi sono segnato, demagogico e contraddittorio. È demagogico. È demagogico andare a pensare in questo momento su un amministratore come sindaco che ha già dimezzato l'indennità, andargli a chiedere di diminuire di altri 6.400 euro. Tra l'altro non capisco come fai tu a individuare 6.400 euro, perché 6.400 euro? Ti piace la parola 6.400 euro? Ma potevi anche scrivere 5.000, 10.000, potevi scrivere qualche cifra magari più rotonda. Io penso proprio che questo sia un emendamento fatto per il gusto di creare magari una riflessione, lo dico in buona fede, più che creare una contraddizione. Ti direi però che da te come consigliere non accetto questo tipo di discorso, è quello che ti dicevo, ti devo attaccare, per forza ti devo attaccare. Cioè, se me l'avesse fatto Montalbetti magari l'avrei anche detto no, avrei detto di sì, oppure se l'avesse fatto il Giosuè l'avrei detto va bene, lo sto ad ascoltare, ma quando mi viene fatto un discorso di questo genere da un consigliere che quando era in maggioranza non solo si è limitato ad incassare i soldi dell'indennità, ma se ne è pure aumentata l'indennità portata a regime, quindi era inferiore, potevi lasciarla lì, l'hai portata a regime, qui a noi chiedi di rinunciare a quello che è già un'indennità ridotta, rinunciare anche all'indennità ridotta, con un discorso moralistico che viene da te, dove, tra virgolette, la morale, quando comandavi tu in questo comune, era di tutt'altro genere. Per quello che dico che è un po' contraddittorio, l'avrei accettato magari da qualcun altro, ma non lo dico con cattiveria, perché ai tempi ti avevo detto perfino che ci avevi lucrato su questi soldi e tu ti eri anche offeso. Però, insomma, non erano pochi soldi quando facevi l'assessore e li hai incassati. Io ho detto, comincia a restituirli. Tu li restituisci, togli le tasse, restituisci al comune, andiamo a trovare i 12.800 euro. Poi li restituisce l'altra consigliera che si chiama Sofia Elisabetta, che avevo invitato a restituire anche lei, invece aveva fatto la questione contro il comune, e vedrai che i soldi per i servizi esterni alla persona li troviamo, senza andare a togliere al sindaco 6.400 euro e portare in una valutazione negativa tutti noi che andremo a fare semplicemente volontariato, e non incasseremo neanche i soldi per pagarci l'assicurazione obbligatoria che abbiamo per coprirci dall'eventuale errore che facciamo in questo consiglio comunale. Quindi
ti direi, lasciamo perdere dove vai a trovarli, troviamo una, ma giustificarmi almeno come vai a spenderli questi soldi, almeno quello dovresti farlo però, non presentare un emendamento così. Io ho avuto perfino il dubbio che non l'avessi, che tu non l'avessi scritto, l'avessi solo firmato. Perché questi 12.800 euro come li vuoi spendere? Barel. Guarda, probabilmente 12.800 euro non sono neanche sufficienti, perché se affidi il servizio ad una, perché qui si parla di innanzitutto di istituzione di un nuovo capitolo, quindi come diceva l'assessore, in fase di prima istituzione fai la spera in Dio. 12.800 euro sono grosso modo 1.000 euro al mese. Non sono lo stipendio di un dipendente, sono eventualmente il contributo che il Comune potrebbe dare in qualche modo ad una cooperativa esterna che faccia sotto l'egida del Comune parte del lavoro che comunque viene tolto, è stato tolto perché la riduzione dall'anno scorso a quest'anno, ma probabilmente per riduzione del numero dei dipendenti, per riduzione in qualche modo degli orari, c'è stata. Quindi diciamo che il 12.008 poteva essere 12.000, diventava più semplice, o poteva essere 8.000, cioè era così, era stato fatto un taglio forse del 25% dell'indennità, ma per dare un numero. E ho comunque detto che non è vincolante il capitolo da dove lo prendi, perché non mi interessa. Perché io leggo dunque un emendamento, l'hai firmato tu tra l'altro, l'ha presentato Astuti, però l'hai firmato tu, quindi qui è successo il contrario, lui l'ha presentato e tu l'hai firmato. Allora, incrementare la presenza di assistenza domiciliare sul territorio, spesa si prende dalla manutenzione straordinaria uffici comunali, variazione meno 10.000, non capisco perché il meno 10.000, bisognerebbe spiegarmelo, no? E spesa assistenti alla persona e servizi stipendio al personale. Allora, cioè, c'era anche allora il patto di stabilità, non c'è solo oggi, c'era anche allora e si chiedeva, credo in modo molto più garibaldino, no? Di aumentare di 10.000 euro la dotazione che da 196.000 euro passava a 206.800 euro. Quindi, se vogliamo prenderli dalla manutenzione degli uffici, ma non so se da questo capitolo si possano spostare su un'altra cosa, di questo io non so, non capisco molto di bilancio, ma se tecnicamente è possibile, no? Se tecnicamente è possibile, però voglio dirti, chissà da dove sono stati presi i meno 10.000 e i più 10.000 anche allora, come mai il 190, che oggi poi sono molti di meno quelli che spendiamo per l'assistente domiciliare. Adesso io potrei andare a prendere il capitolo di spesa, me lo sono segnato, che è la pagina 26, ma probabilmente loro me lo sanno dire quant'è l'importo che noi spendiamo per il personale. Assessore, pagina 26 della spesa, qual è l'importo che noi spendiamo per il personale? È molto molto meno. Quindi non ho fatto un'attenzione, non ho firmato un emendamento tanto diverso da questo, ho chiaramente preso un capitolo diverso, ma non, guarda, se vuoi poi dopo il sindaco probabilmente come presidente provinciale prenderà il suo capogruppo e gli dirà, ma cosa hai detto nel 2000, che hai detto azzeriamo tutto, perché questa qua veramente è terrorismo politico, azzeriamo tutto. Allora lo stesso tipo di ragionamento mi piacerebbe che tu lo facessi al consigliere Mirabelli, capogruppo del PD, e gli dicessi, ma Mirabelli che cosa stai dicendo? Ma perché dici queste stronzate? Ma perché non cominci a restituire i soldi che il Comune di Varese ti ha dato? Cioè io credo che l'onestà intellettuale debba prevedere che si usino gli stessi criteri. Cioè poi per carità, cioè voglio dire, io ho già detto fin dall'inizio che non è vincolante il capitolo dal quale si prende. Per me è vincolante la scelta. Poi se volete prenderli da... Boh, perché io da dove li prendo? Se volete prenderli da altro, prendiamoli da altro. Ci mancherebbe. Però io credo di aver fatto una scelta intellettualmente onesta.
Poi, se per carità, se di questo mi devo beccare del ladro, dell'approfittatore, di colui che ha rubato i soldi all'amministrazione comunale, di conseguenza li deve rendere, perché io quando ero amministratore non ho lavorato, non ho rinunciato alle ferie, non facevo le notti a lavorare per il comune di Mallate, non l'ho mai fatto, perché ero un approfittatore, ero colui il quale lucrava sullo stipendio del comune di Mallate, no? Questa è la verità, cioè, perché bisogna anche chiamarla. Mi stupisco che nessuno sia mai venuto a prendermi, a portarmi via, perché ero il babau quando facevo l'amministratore, no? Cioè, voglio dire, io credo che l'onestà intellettuale, Eugenio, per favore, cioè, nei rapporti interpersonali debba esistere, anche all'interno del Consiglio Comunale. Cioè, io credo che se è vero che, e io l'ho ammesso, il sindaco e gli assessori lavorano, poi i risultati sono commisurati a quello che succede. È mica colpa loro se domani mattina c'è la crisi che crolla tutto. Ma non è stata neanche colpa nostra. Voglio dire, questo mi sembra veramente demagogia. Questo è demagogia, andare a dire tu sei stato... Vabbè, non è giusto. Non è giusto e non è corretto. Non è corretto nei rapporti proprio diretti, personali, politici se vuoi. Perché poi le maggioranze cambiano, le persone si trovano a gestire i problemi. Cioè, non è bello, non è bello. Siamo qui tutti a fare un lavoro per gli altri. È giusto che siamo pagati tutti... Poi io l'ho detto, se vogliamo anche discuterlo, discutiamolo. Però non è giusta questa roba, grazie. Va bene. Se non ci sono altri interventi, vale lo stesso... Ah, Paganini. No, ma solo una breve replica al consigliere Valer. Ma quando io dico che tu dovresti restituire i soldi, non dico che tu li hai rubati. Io dico che se vale il principio etico per cui io dovrei rinunciare a tutto, vale di più il principio etico, tu saresti degno di maggior considerazione se tu cominciassi a restituire rispetto a noi che invece non andremmo a prenderli. Tu li hai ricevuti, no, tu li hai ricevuti e fai un grande gesto verso la collettività e li restituisci. E io invece comincio a non prendere i 20 euro che ho guadagnato questa sera a star qui ad ascoltare il consigliere Bari per 2 o 3 ore di interventi. Va bene, no? Bene, poniamo in votazione quindi. Quale domanda? Scusa, c'è una... Ah, sì. Sì, scusate, per favore. Questa è un'assemblea democratica nella quale l'opposizione può parlare. Ma scusate, ma non mi sembra che non avete parlato stasera, dai. Ma no, prego, finisca l'intervento. Finisco l'intervento, nel senso che l'emendamento l'hai presentato tu, non l'ho presentato io. Ho diritto di intervenire sul tuo emendamento, tu scendi nell'arena a consigliare, a dire quello che vuoi, ti sto dicendo che hai parlato per 2 o 3 ore come giusto che sia e ti arrabbi se io faccio un intervento di 5 minuti in tutta la serata, ma non è offensivo, Vale, tu li hai presi i soldi allora, dai. Io ti ho detto restituiscili, andiamo a trovare i soldi per fare quello che tu proponi. Scusate, però questo è un déjà vu un anno fa. Adesso però se ogni anno ci si deve riproporre la stessa cosa possiamo ogni anno ridirci le stesse cose. Comunque penso che le posizioni siano abbastanza chiare. Allora, ma che cosa? Ma nessuno ha detto niente, Montalbetti, per favore. Allora, voi avete fatto una vostra emendamento. La replica è stata sia dal punto di vista contenutistico rispetto all'assistenza domiciliare, rispetto al fatto che questa amministrazione già dall'inizio ha deciso di ridurre l'indennità, prendiamo tutti atto che la maggioranza per il consiglio, l'amministrazione precedente, per l'ultimo anno in cui ha amministrato, parte dell'ultimo anno, aveva adeguato alle norme nazionali rispetto alle indennità senza togliere, rubare, perché qua purtroppo c'è una interpretazione del termine lucrare da parte di Bari l'intesa come furto, invece lucrare vuol dire guadagnare, percepire una retribuzione, quindi non è una difesa, Bari, sto cercando di ricostruire quello che ogni anno di fronte a questo emendamento è una discussione che chi era presente l'anno scorso la sta rivedendo uguale. Allora, possiamo stare qua ore sentendoci offesi a vicenda, però non potete certo dire che...
Non potete certo dire che questa sera le minoranze non hanno avuto modo di parlare, cioè proprio no, credo. Una volta, ma come una volta? Ma solo nell'occasione del bilancio. Ma non è vero, dai. Che abbiamo la possibilità di dire come la pensiamo, perché sennò poi veniamo stoppati. Va bene, Barre. La differenza è che il regolamento del Consiglio Comunale prevede che i termini temporali durante la discussione del bilancio e del PGT siano liberi, a differenza, lo spiego perché poi sembra che noi siamo qui a chiudere la bocca ai consiglieri, mentre per le altre sessioni ordinarie dove non ci sono questi argomenti, la tempistica è 10 minuti per il primo intervento del capogruppo e 5 minuti per gli altri due interventi, mentre per gli altri consiglieri 5 minuti per ogni argomento. Io per amor del cielo posso ripeterlo anche a tutti i consiglieri, però veramente mi sento personalmente offesa se qualcuno possa pensare che limitiamo o limito, come nella mia carica istituzionale, il tempo e la parola ai consiglieri di qualsiasi gruppo. Veramente, mi dispiace, però questo penso che non sia proprio corretto nei miei confronti. Prego, Barel. Ecco, ritengo che nell'ambito di una discussione del bilancio in cui si fanno argomentazioni di carattere generale non si debba scendere nell'ambito personale. Cioè, questo credo sia fondamentale, perché è chiaro che i rapporti interpersonali devono essere comunque mantenuti, e cioè non devono esserci, se non ci sono, credo, elementi di prova che sono state commesse, e in questo caso il Presidente deve comunque fare una seduta, secretare la seduta, se si parla di persone. Però io non credo, io sono stufo di avere questi attacchi di tipo personale, senza essere tutelato dal Presidente. Cioè, bene, dopodiché, però io, adesso, discutiamo del sesso degli angeli, va bene, se non posso fare gli emendamenti non li faccio, se non mi posso permettere di dire cerchiamo di fare una cosa, e se non posso cercare di correggere il tiro dell'amministrazione, perché il bilancio, lo ricordo, è il documento programmatico di un'amministrazione per quell'anno, purtroppo già 7 mesi di quest'anno se ne sono andati, però questo è il documento programmatico. Se noi non possiamo fare una programmazione politica e scendiamo sul terreno dell'attacco personale, francamente, ditemi che posso è meglio che noi stiamo a casa, che così votiamo. Anzi, forse la prossima volta non veniamo a presenziare alla votazione del bilancio e previsione e lasciamo perdere. Così almeno evitiamo di avere discussioni di ordine personale. Va bene. Per chiarire però... Siamo solo agli emendamenti, quindi ne abbiamo ancora di strada da percorrere. Appunto. Quindi chiedo di votare il secondo emendamento. La parola al segretario per l'appello e ai consiglieri, come sempre, il sì per l'accettazione dell'emendamento e il no per il rifiuto. Astuti? No. Torchia? No. Colombo? No. Paganini? No. Trovato? No. Centanin? No. Brusa? No. Albrigi? No. Bastola? No. Montalbetti? Sì, suggerisco sì, se è riferito a me. Barel? Sì. Regazzoni? Sì.